Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. La Sally House, situata al numero 508 di Second Street ad Atchison, Kansas, è considerata la casa più infestata della nazione e forse del mondo intero. Costruita nel 1867, la casa è diventata famosa per le testimonianze di spiriti maligni e anime perdute che vagano al suo interno. Acquistata da Michael C. Finney e la sua famiglia, tra cui la figlia di 6 anni chiamata Sally, la casa ha subito fenomeni paranormali sin dal loro arrivo. Sally raccontava di aver paura delle persone nere che la visitavano durante la notte, contribuendo a creare una reputazione di casa infestata. Nonostante i dubbi e lo scetticismo, numerosi studiosi hanno condotto ricerche scientifiche sulla Sally House, misurando campi elettromagnetici nel giardino e compiendo esami sul terreno e sulle pietre. Questi studi hanno contribuito a mantenere viva l'attenzione su questa misteriosa abitazione, che è diventata una delle principali attrazioni di Atchison e oggetto di numerosi documentari televisivi. La famiglia Finney ignorò inizialmente le paure della bambina, ma con il passare del tempo iniziarono a verificarsi eventi insoliti in casa. Oggetti che si muovevano da soli, rumori strani nelle ore notturne e ombre che sembravano seguirti erano solo alcune delle manifestazioni paranormali riportate dagli abitanti. La situazione peggiorò quando la piccola Sally iniziò a manifestare improvvisi cambi di umore, parlava in lingue sconosciute e mostrava una forza sovrumana. La famiglia Finney, spaventata dalle stranezze, chiama un prete per benedire la casa, ma gli eventi paranormali non accennarono a diminuire. Alla fine, la famiglia decise di abbandonare la casa e Sally fu affidata ai vicini. Da allora, la casa è stata abitata da vari proprietari, ma nessuno è rimasto a lungo a causa delle presunte attività paranormali in corso. Ogni nuovo proprietario ha raccontato storie di spettri che camminano per le stanze, suoni di bambini che ridono nelle ore notturne e strane sensazioni di essere osservati. Oltre alle testimonianze dei proprietari, anche i visitatori della casa hanno riportato esperienze paranormali. Ci sono state numerose fotografie e registrazioni audio che sembrano mostrare orb luminosi, voci misteriose e figure spettrali. Alcuni visitatori hanno sperimentato improvvisi cambi di temperatura, sensazioni di oppressione e vertigini, sintomi tipici di presunte attività paranormali. Nonostante le molte testimonianze e prove raccolte, ci sono ancora scettici che considerano la Sally House solo un luogo suggestivo ma non infestato. Tuttavia, per coloro che credono nel soprannaturale, questa casa resta uno dei luoghi più inquietanti e misteriosi del Kansas. La casa di Finney, conosciuta anche come Sally House, è stata oggetto di misteri e fenomeni paranormali per decenni. Dopo la morte di Charles Finney nel 1947, la casa è rimasta in possesso della famiglia, ma è stata spesso affittata a studenti che non sono mai rimasti a lungo a causa delle attività sovrannaturali presenti. Ethel Anderson è stata l'unica persona che ha vissuto nella casa per un periodo prolungato, fino agli inizi degli anni 90, senza mostrare segni di paura o preoccupazione per gli eventi paranormali. Tuttavia, la vera storia della casa è emersa con l'arrivo dei successivi proprietari, Tony e Debra Pickman, che hanno vissuto esperienze angoscianti nella Sally House. Tony Pickman è stato il bersaglio principale di fenomeni aggressivi, con graffi, lividi e tagli che apparivano sul suo corpo quasi ogni settimana. Gli altri membri della famiglia hanno invece riportato avvistamenti di ombre, oggetti che si muovevano da soli e rumori inquietanti. Gli attacchi fisici subiti da Tony hanno portato la famiglia a chiedere aiuto a gruppi di investigatori del paranormale. Durante le indagini condotte nella casa, diversi individui, in particolare uomini, sono stati attaccati da forze invisibili, riportando lesioni minori e ustioni. Gli investigatori che hanno visitato la Sally House hanno documentato fenomeni paranormali come apparizioni incomplete, oggetti volanti e versi inumani. La fama della casa è cresciuta negli anni 90, con varie trasmissioni televisive che hanno condotto indagini sulla Sally House. Psichici e ricercatori del paranormale hanno cercato di svelare i segreti della casa, utilizzando strumenti elettronici, tavole Ouija e pendoli per contattare le presunte entità presenti. Il Kansas Paranormal Group ha recentemente analizzato il caso della Sally House, sostenendo che oltre all'anima di Sally, una bambina, ci sia anche la presenza di una donna di mezza età responsabile degli attacchi più violenti.
Le indagini hanno portato alla conclusione che la casa potrebbe essere una delle più infestate del Kansas. Nonostante il messaggio iniziale che potrebbe sembrare una semplice invenzione, le molteplici testimonianze e indagini condotte sulla Sally House confermano che si tratta di un luogo intriso di misteri e attività paranormali. La Sally House continua a ispirare leggende e storie horror, attirando molti visitatori desiderosi di scoprire la verità dietro ai suoi segreti. Che si tratti di un luogo infestato da spiriti maligni o di una semplice casa con una storia oscura, il fascino e il mistero che circondano questa casa la rendono una destinazione imperdibile per gli amanti del paranormale. La famosa Sally House, situata a Atchison, nel Kansas, è nota per essere infestata dal fantasma di una giovane ragazza, la cui presenza ha suscitato paura e fascinazione tra coloro che hanno avuto la sfortuna di varcare la sua soglia. La leggenda narra che una bambina di nome Sally fu portata alla casa del dottor Finney dalla madre che cercava aiuto per il suo forte dolore addominale. Il dottore, convinto che l'appendice di Sally stesse per rompersi, decise di operarla d'urgenza. Tuttavia, durante l'intervento, tagliò l'appendice prima che l'anestesia facesse effetto, causando atroci sofferenze alla giovane paziente, che alla fine morì dissanguata e gridando di dolore. Da allora, numerose testimonianze di attività paranormali sono emerse da parte di ex inquilini della casa. La presenza di Sally sembra particolarmente rivolta verso i visitatori di sesso maschile, molti dei quali hanno riferito di essersi trovati improvvisamente graffiati fino a sanguinare, guadagnandole il soprannome di «l'uomo che odia il fantasma». La fama della Sally House ha varcato i confini locali, tanto che negli anni 90 è stata protagonista di un programma televisivo sul paranormale chiamato Sightings. Successivamente, nel 2015, è stata oggetto di un episodio della serie Ghost Adventures, trasmessa su Travel Channel. Anche BuzzFeed Unsolved, Supernatural ha dedicato due episodi alla casa, uno nel 2016 e uno nell'ultima stagione del 2021. La presenza di Sally nella casa sembra essere crescente, con numerose testimonianze che confermano la sua presenza e la sua capacità di comunicare con i viventi attraverso graffi e altri fenomeni paranormali. La Sally House resta quindi un luogo di grande interesse per gli appassionati del paranormale, desiderosi di svelare i misteri che ancora avvolgono la sua tragica storia.